Bentornati ad un nuovo appuntamento di A tu per tu. Finalmente, dico io, abbiamo abbandonato la politica, caro David, che insomma, so che tu soffri perché è il tuo argomento preferito, ma il referendum è finito, ha vinto il no, ne sarei anche felice, e chiudiamola qua, scherzo. Ovviamente, siamo tornati, diciamo, nella formula classica delle nostre belle chiacchierate eh, e siamo eh, ospiti della Cabro, quindi ringraziamo di questa eh, ospitalità a te David, l'onore di presentare l'ospite con il quale faremo due chiacchiere in questa puntata. Allora, siamo con eh, Alessio Brogi che è uno dei fondatori di questa azienda, quindi oggi abbiamo scelto proprio di spostarci di venire presso eh, la sede di questo importante sito produttivo Proprio perché in questo momento Greta, come sappiamo tutti, eh, a parte il referendum, a parte la politica, ma la sofferenza dei cittadini è enorme, soprattutto dei giovani. Quindi chi meglio di un eh, imprenditore come Alessio che eh, diciamo dal nulla ha creato eh, questa importante realtà? Una credo poi ora lui ce lo dirà, ma insomma questa è veramente una realtà innovativa che guarda al futuro e quindi speriamo che eh, le parole che saprà dirci siano di conforto e soprattutto siano di buon auspicio ma anche di supporto a tutti coloro che vogliono guardare eh, la nostra città, la nostra realtà in maniera molto più positiva. Quindi io comincerei eh, intanto con, col chiedere ad Alessio come nasce, con chi nasce questa impresa e perché. Sì, L'azienda è nata nell'87, l'idea è nata durante un viaggio negli Stati Uniti una cosa buffa che ho fatto io con il mio poi attuale socio Castigli, Giovan Battista eh, eravamo entrambi nella stessa azienda e l'argomento erano i recuperi di metalli preziosi e io ho sempre avuto questa mission, diciamo, mi sono sentito sempre portato a dover comunque prima o poi andare con le mie gambe e quindi durante questo viaggio lo convinsi e poi nell'87 partimmo. Partimmo in maniera molto improvvisata, eh, stile garage, con eh, ricchi soltanto di tante idee, zero soldi, proprio le condizioni erano queste, con la in affitto. E, e da lì è iniziata questa avventura, sono passati quasi 30 anni, non mi rendo neanche conto che, che, che veramente siano, sia finita così per ora e che ci ha portato a, a fare un lungo cammino nella chimica dei metalli preziosi. Quindi la partenza, eh, il tema fu il recupero come, come partenza iniziale, ma subito dopo cominciamo a manipolare i metalli con i primi sali per la galvanica e un percorso che ci ha portato oggi a lavorare su nanoparticelle, avere materiali nanostrutturati molto particolari. Eh, che... Eh, ci hanno aperto a eh, scenari veramente interessanti Allora, prima di entrare nello specifico di, di queste innovazioni tecnologiche allora, se, se ti è possibile fare un confronto cioè oggi per esempio la prima constatazione un giovane potrebbe ripercorrere la tua strada e mettere in piedi un'impresa eh, oggi nel 2017? a me penso di no Penso di no, perché proprio questa complicazione che c'è oggi nel, nel, nella partenza, nella start-up, non facilita le idee, non facilita lo sviluppo delle idee. Quindi eh, quello che abbiamo fatto noi, arrangiandoci, lavorando in qualche momento anche in condizioni eh, sicuramente con grande entusiasmo, ma anche tanta fatica, credo che sia quasi essenziale per poter permettere alle idee in qualsiasi momento di svilupparsi. Questo non, non significa evitare le regole, non seguire certi canoni che sono fondamentali. Significa sicuramente però eh, dare un, maggiore importanza all'iniziativa piuttosto che poi le regole che dovranno essere eseguite. Cioè, voglio dire, uno potrebbe benissimo cominciare subito ad avere i controlli qualche settimana dopo e non prepararsi prima tutti a un pacco di, scusi, pacco di documenti, controlli, eccetera, poi alla fine, dopo il, la, la lenta macchina dello Stato, quando gli dà tutte le risposte, magari l'idea è diventata obsoleta e non, e non, si, non si combina più nulla. Quindi uno dei più grossi problemi è l'attuale burocratizzazione. Secondo me sì, secondo me è, è veramente pesante. Lo dico per, per i giovani perché mai come oggi credo il mondo sta cambiando pelle, ci sono nuovi materiali, nuove possibilità basta muoversi un attimino basta vedere quello che succede ma, in altre nazioni tanto per essere chiari avrai contatto con ventenni ma secondo te loro sono diversi dal ventenne degli anni eh. 70 e 80 o sono quello forse sì. Quello ecco, forse quindi, sì. Ma, in... ma non so se è proprio sono abituati sono meno abituati ad arrangiarsi a sì, da fare, a, o ad o affrontare sono... il rischio Probabilmente sì, probabilmente c'è cioè questo, non, non so se poi il, veramente quando uno poi dà un'occhiata si spaventa per tutte le, le cose che deve affrontare parallelamente alla sua iniziativa, no? che secondo me appunto dovrebbero essere almeno nella fase iniziale semplificate tantissimo. Quindi ecco insomma è auspicabile che per eh, forme di, 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 di possibilità di apertura di aziende in deroga diciamo, a tutto questo apparato o, o forse sarebbe opportuno veramente derogarlo per tutti? Perché insomma non credo che anche per voi un'azienda così tutta sta burocrazia... No, no, assolutamente è, è dannosa, c'è veramente tanto troppo, diciamo, oltre a quello che sono le cose, le regole del buonsenso, della sicurezza, dell'inquinamento, dell eccetera. Ma sicuramente è troppo esagerato. Ma mentre un'azienda strutturata riesce in qualche modo a sopperire, a sopportare, chi deve partire è veramente. Ecco, per esempio, non so se hai un'idea, ma un'azienda come questa quanto deve spendere? Quanto costa gestire la burocrazia in termini anche di personale amministrativo? Di eh, rin... io in pratica, ho almeno due persone dedicate quasi esclusivamente a queste cose. Ho capito. Eh. Un po' di numeri se posso, quanti addetti avete e, sì, sì, e, e come, ecco, come avete scelto anche queste persone? Attualmente siamo una cinquantina, 51-52, siamo in crescita, eh, anche se siamo molto prudenti nella crescita, dato anche l'impegno per noi, il dipendente è un investimento, non, non è un oggetto eh, facilmente movibile, anzi investiamo, investiamo ne, nella preparazione, quindi diventa... Ci auguriamo sempre che, di, di essere scelti per un futuro abbastanza lungo, non tanto per sopperire alla mancanza de, dello stipendio momentaneamente. Quindi eh, il, siamo una cinquantina e abbiamo, mh, stiamo andando verso una, una preparazione molto um, una preparazione buona delle, de, di questi ragazzi. Abbiamo molti tecnici, molti laureati. Quindi la scelta oggi è su questo. Siamo partiti all'inizio con con quello che potevamo reperire sul mercato, quindi eh, questi ragazzi, alcuni di questi sono già andati in pensione, sono stati sostituiti da ragazzi molto giovani e ben preparati. Per fortuna ci sono, eh, quindi abbiamo un bel gruppo di periti chimici che sono giovani in produzione, abbiamo un bel gruppo nella ricerca e sviluppo che è diventata negli ultimi 3-4 anni il punto fondamentale dell'azienda. Diciamo Di queste 50 persone circa il 20% sono dedicati a fare ricerca e sviluppo. Alta preparazione, alta competenza. Eh, tema principale nanomateriali. Ecco, avete scelto di rimanere eh, nella, nella sua Arezzo. No? Quindi comunque anche questa è una scelta sociale, secondo me, a tutti gli effetti. Ho visto arrivare da fuori. Anche io, dei de ragazzi che, che vengono da, da Napoli, eh, chi viene da Roma, eh, qualcuno viene da Firenze. Quindi è, è diventato un polo di attrazione per chi è, ha voglia di lavorare in questi, in questi tipi di argomenti. Eh, abbiamo, um, oggi eh, abbiamo fondato l'Ananesa che eh, si occupa di grafene, eh, il, controllata da cabra al, al 70%, e eh, un ragazzo, un ingegnere, che era entrato in un'azienda molto importante del gruppo Filmeccanica, si, si è staccato da loro per venire a lavorare con noi perché e lui ha detto: Io mi sono preparato e specializzato proprio in questo settore e eh, vengo a qualsiasi condizione, nonostante lavorasse su Roma, nonostante fosse molto più comodo, eh, ha preferito trasferirsi. Quindi, questo qui è un, veramente un punto d'orgoglio anche per noi. Eh, senti, l'impresa un tempo, le grosse imprese. Eh, svolgevano anche un ruolo sociale, quindi si occupavano, si occupavano anche della, delle condizioni di vita dei familiari, del, eh, anche della società. Io mh, insomma, avevo un nonno che lavorava al fabbricone e mi ricordo sempre della Befana del fabbricone. ecco mh, Penso, mi sembra di capire già in quello che hai detto che c'è una forte attenzione al rapporto con, con il personale. E, ecco, quindi anche voi comunque vi occupate sotto questo profilo del, eh, del vostro, cioè sotto un profilo sociale proprio ma della è, vita, dei vostri. Ievitabilmente è una grande famiglia questa, no? quindi ci conosciamo tutti, conosciamo vita, morte e miracoli di, di tutti. Eh, abbiamo tante donne che sono lo stesso impiegate qui. Abbiamo avuto tanti bambini, e in questo momento è rientrata da una da gravidanza, ho avuto proprio oggi la notizia che ce n'è un'altra incinta. Quindi... Ma da una parte sono molto... Sì, no, sono molto contento, perché poi alla fine il mondo è questo, no? la vita è questa qui, se non siamo capaci di riuscire a fare business e nello stesso tempo portare avanti anche quelli che sono i problemi di ciascuno, lo allora abbiamo fallito. Cioè, non può essere né nei cinque minuti la mattina di ritardo o in una gravidanza con un impegno un pochino più grande. Però di fatto, rispettando tutte le regole, le ragazze si sono sempre date da fare fino all'ultimo: ci hanno dato una mano, hanno occupato posti magari più consoni per il loro stato fisico, ma hanno sempre partecipato a quella che era la vita dell'azienda e l'azienda naturalmente è, è, è lì accanto, insomma, non, non se ne dimentica. Ecco. Quindi, non c'è bisogno che questi cervelli diciamo, fuggano dall'Italia se. Sì. E ci fossero più no. imprenditori no, no. <ride> così non datemi troppa no. <ride> Cioè, se vengono qua da Firenze, da Napoli, insomma da altre città, eh, vale anche con l'estero. Cioè se eh, la filosofia imprenditoriale fosse più questa che non quella che purtroppo a volte eh, rappresentiamo, ovviamente poi può essere condivisa o no, ma insomma di delocalizzare comunque la produzione, di portare tutto fuori eh, non ci sarebbe bisogno. Sottolineerei la bellezza di vedere l'imprenditore che sorride e è felice di avere le dipendenti in maternità che. Eh, cosa non abituale perché molto spesso invece si assiste a fenomeni a, a esattamente il contrario, quindi dipendenti, donne che nascondono la gravidanza oppure che vengono licenziate perché ma è in gravidanza, eh. che effettivamente eh, credo sia oltre che incivile, ma veramente dimostri che quell'imprenditore forse ha dei grossi è, limiti. È anche miopia, questa, eh. proprio, proprio nel, nell'atteggiamento... Assolutamente, la, la mia collaboratrice più importante, le, fra l'altro è entrata anche nel Consiglio Amministrazione, che è stata la prima assunta di, di Cabro, quindi è sta qui con noi da tanto, ha fatto quattro figli. Quattro figli, ha mandato avanti l'azienda nella sua parte di competenza, l'ha fatto in maniera egregia, è, è stata bravissima lei, noi gli siamo stati accanto, quindi è, bene, perfetto, perché no? Allora, abbiamo capito, diciamo, nella prima parte della nostra chiacchierata la filosofia imprenditoriale di, eh, che sta, insomma, eh, qui a Cabro. Ecco, possiamo scendere un po' nella parte un pochino più tecnica? Lei ha citato dei prodotti, ma noi insomma io almeno eh, sono assolutamente profana ecco, di questo uh, settore, le nanotecnologie. Insomma, qual è la, il suo, la, la sua punta di orgoglio maggiore in questo senso? Siamo partiti con naturalmente i metalli preziosi perché quello è il nostro pane. Quindi i primi prodotti sono... Sono stati oro e argento, seguiti da quelli della famiglia del, del platino-palladio. Eh, però il passo importante l'abbiamo fatto con il grafene. Il grafene è un, un materiale nuovissimo, mh, sicuramente lo conoscete: è stato scoperto da. Un paio di chimici in Inghilterra con un giochino stranissimo usando un pezzetto di scotch su una grafite normale. Quindi, questo con lo scotch staccava il primo strato facendo ripetutamente questo tipo di operazione. Ha ottenuto uno strato singolo, ovvero un esagono composto da atomi di carbonio. E si è reso conto che in queste condizioni il carbonio ci ha meravigliato un'altra volta. E diventa superconduttore, molto più tenace del, dell'acciaio, trasparente, quindi con veramente un, tutta una serie di, di caratteristiche che l'hanno fatto definire il materiale delle meraviglie. Quindi dietro a tutto questo è nato un consorzio europeo del quale noi facciamo parte, che si chiama Graffiane Flagship, e ne facciamo parte in maniera molto attiva e, e premiata anche e abbiamo dato luogo a una nuova azienda che si chiama Nanesa e che porta avanti la produzione di grafene. Quindi mentre molti laboratori oggi ci sono nel mondo che manipolano il grafene per cercare di eh, svilupparne nei, nei prodotti nuovi, noi abbiamo puntato alla produzione di, di questo tipo di materiale e in Italia credo che siamo, le, se non gli unici, forse esiste un'altra azienda che fa questo tipo di lavoro e ce n'è un'altra in Spagna, quindi eh, per quanto riguarda l'Europa la situazione della produzione di caffène è in queste condizioni qui. Dietro a questo sono nati dei brevetti che sono in fase di ultimazione, eh, sono 3-4, riguardano il settore delle auto, il settore aerospaziale principalmente, e eh, altri brevetti sono nati dietro invece la parte nanometrica dei metalli preziosi compreso anche quella del decorativo, dove noi siamo presenti da ormai una decina d'anni e dove abbiamo raggiunto uh, degli ottimi eh, livelli di qualità. Ecco, dietro di lei ci sono dei bellissimi bicchieri decorati in oro, insomma del, degli oggetti, eh, quindi questo tipo di, di attività che mi, mi ci raccontava, voi non, non producete l'oggetto in sé per sé, ma sì. la pittura sostanzialmente. Sì, la Ecco, la vernice. Eh, come nasce questa branchia? Diciamo che voi seguite? Sì, questa nasce eh, negli anni 90, eh, a seguito di, di, di operazioni di recupero fatte su questi tipi di materiali. Io andavo in giro a cercare materiale dove, che contenesse oro, che stavano buttando via. L'ho cercato sia in Italia che in Spagna. Lì c'è anche una, un, un, una storia abbastanza simpatica. Perché quando sono andato in Spagna a cercare questo materiale. E gli spagnoli lo buttavano via in quel momento, magari recuperavano il legno, la plastica, il ferro e buttavano via gli stacci con oro. La cosa buffa è questa: che poi uno mi prese da una parte e mi disse perché nell'azienda si chiama Cabro, e io facevo telefonare da una ragazza argentina che mi preparava, mi organizzava il viaggio, poi noleggiavo un furgone, andavo là, raccoglievo questo materiale e me, me lo spedivo in Italia e mi disse: No, sai perché cabro, cabrone in spagnolo non è una bella parola. Sì. Allora, sì, noi non l'avevamo pensato, non ci eravamo resi conto del, del, di, questo, di questa cosa strana, per cui fondammo una società eh, a Madrid che si chiamava Orba, che esattamente il contrario di Cabro: la lettura anche visto che buttavano via i materiali contenenti in ore, Cabron. Forse erano più loro che non gli italiani. però detto questo, però, insomma... okay. eh, al di là di questo, poi il nome Cabro invece si è veicolato bene anche nei, nei paesi di, a lingua spagnola. E con un sorriso, magari. E una N manca, quindi tutto sommato. <ride> salva, la N vi salva, diciamo, <ride> la N mancante vi salva. Ecco, ma eh, mi, ci spiegava che voi avete rilevato questa azienda in Germania e che i tedeschi, insomma, non erano proprio felici di questa vostra di, di aver messo questo zampino, no, ehm, insomma, in... diciamo che sono in guerra con, con la Germania. da <ride> Da, dal momento in cui ho messo piede nel loro territorio, eh, l'azienda era un'azienda storica, si chiama Ruger Gunzel, fondata addirittura nel 1840 o qualcosa del genere, e che ha una lo, localizzazione perfetta, perché si trova un quarto d'ora dall'aeroporto di Francoforte, per cui per me è comodissimo. Io quando vado, parto la mattina torno la sera. e Faccio prima da lì che a Milano, insomma, quindi ho grande, in questo, 20, sì. questo grande vantaggio e mi tornava bene perché noi produciamo queste vernici a base di metalli preziosi i clienti chiedevano anche quelle senza metalli preziosi quindi dovevamo, per noi era una cosa completamente nuova, c'era in vendita questa società arrivata ormai al capolinea perché il, il, il socio eh, il dottor Huger eh, ahimè, eh, ci ha lasciato e non c'era più nessuno in grado di poterla eh, portare avanti quindi noi entrammo e immediatamente, dopo pochi mesi, ci siamo trovati subito a confliggere con i signori tedeschi che hanno visto questa incursione non in maniera sportiva, non gli è piaciuta molto. No, non così amichevole. Una volta tanto vince l'Italia piuttosto che la Germania. <ride> Senti, Però... volevo chiedere una cosa. Hai parlato prima che questa azienda brevetta, no? E quindi fate dei brevetti. E si dice molto spesso che insomma, oramai in Italia se ne fa pochi di brevetti. Mi sembra di aver capito che invece voi siete molto produttivi. Ecco, che anche per lo spazio che date agli inventori, i vostri collaboratori, e per gli investimenti che fate, insomma, ecco come funziona? Sì, sì, abbiamo, eh, ne abbiamo generati tre sull'oro sul liquido. Eh, uno sull'anticontraffazione, due sono anzi sull'anticontraffazione ne stanno uscendo tre sulle, eh, su Dananesa e eh, sulle Grafene e su, infatti sto organizzando una sorta di patent wall un muro dove uh, appendere tutte le invenzioni eh, un po' anche per un orgoglio aziendale per mettere in evidenza il lavoro che abbiamo fatto ma è effettivamente è una grande soddisfazione i ragazzi quando hanno partecipato risultano inventori e quindi anche per loro credo che professionalmente sia un bel risultato, un gradino fatto insieme, e quindi c'è questa grande attività, ma devo dire che questo quest atteggiamento, qui alle nostre spalle c'è proprio il laboratorio di ricerca e sviluppo, si percepisce se uno attraversa la porta, dove ci sono, il non vedo, non sento, non parlo, prima di entrare, perché bisogna ricordarsi che quello che facciamo qui deve al momento rimanere nascosto. C'è questo atteggiamento di grande entusiasmo, di voglia di fare. Noi facciamo un briefing una volta alla settimana, il lunedì, ci ritroviamo con tutti i ragazzi che fanno la ricerca e sviluppo. Questo è molto importante perché spesso abbiamo la soluzione nel cassetto accanto. E non ce lo ricordavamo, quindi il parlare, il trasmettere, il comunicare, il, il unire i cervelli quando c'è un problema è sempre molto molto utile. E, e, ha, e ha dato dei risultati spesso inattesi perché ripeto, magari eh, qualcuno ha la competenza giusta e non l'aveva trasmessa perché non coinvolto. Ecco. Eh, non so se volevi fare una domanda. Eh. Io, eh... Sì, no, io volevo fare una constatazione. Sì. Cioè, sentirlo parlare, insomma, come verrai con me, tutta questa attenzione alle persone, alla ricerca, a, a questi aspetti anche collaborativi fanno la differenza, poi lo vediamo nella realtà, ecco, magari eh, credo che siamo in presenza di un imprenditore, dimmi se sbaglio, ma insomma, che non gli interessa molto comparire all'esterno, ma gli interessa molto il merito e la crescita interna della sua della sua azienda, forse anche questo può essere eh, anche guardando al nostro tessuto aretino no? molte imprese che sono improvvisamente cresciute e, e magari l'imprenditore che si è dedicato altro a quello che faceva più apparire e magari oggi non ci sono più quelle imprese o sbaglio eh sì. ma no, non è che devi giudicare gli altri no, ma no, no, cioè, no. Dire, per no. la tua esperienza insomma Beh, io non è facile trovare questo amore, questa passione, eh, si avverte, no? questo orgoglio di quello che state facendo qui dentro, insomma non è tanto per essere chiari per te un, un pozzo da dove si attinge l'acqua, no, ma anzi al contrario, no, è un pozzo dove forse si attinge le, la conoscenza, la, 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 la crescita. Ma abbiamo seminato così tanto che... Se partono anche una percentuale bassa delle cose che abbiamo messo in piedi anche nell'ultimo periodo, veramente potremo avere dei problemi per come organizzare per anche le persone che ne verranno coinvolte perché inevitabilmente questo, poi l'applicazione industriale di quello che stiamo facendo comporta, comporterà nuovi impianti, nuove strutture, nuovo personale che deve stare dietro a queste cose. Ecco, io ho avuto modo insomma, in questi giorni di guardarmi questo rapporto Excelsior e lì si fa molto, eh, cioè si prova insomma, a mettere in collegamento anche la scuola con il mondo del lavoro, dell'università, voi collaborate con questo mondo? Sì, Noi abbiamo aperto molte collaborazioni col CNR sia a Portici, a Bologna, a Firenze. E una delle cose che, che dico con, con, con orgoglio, a un certo punto, abbiamo ricevuto in attesa una visita di un bel gruppo dell'ENS di Firenze. Sono fisici, uno degli istituti più importanti per la ricerca eh, che abbiamo in Toscana. E sono venuti da noi proprio per eh, scambiare qualche idea, eh, eh, avendo saputo di tutta la ricerca che stavamo facendo. Quindi, eh, quando eh, c'è riconoscimento da parte di organi così competenti, veramente mi sento orgoglioso. Ecco, de, de, e, e attualmente abbiamo aperto un, tutta una serie di progetti con questi, con questi enti e con obiettivi importanti. Tant'è vero che un, un chimico ci è stato mandato dal CNR di Firenze, stabile qui, quindi lavora presso di noi, e stiamo portando avanti, proprio, quindi collaborando con i miei ragazzi, un progetto che dovrebbe portare ad, ad avere un sistema di indagine. Molto rapido sul, sull'Alzheimer e sembra che i risultati siano molto promettenti. L'uso: eh, noi contribuiamo fornendo nanomateriale per eh, questi metodi di indagine. Allora eh, abbiamo detto che la politica non la tocchiamo, no? no Beh, vogliamo però... eh, vuoi parlarci anche dell'ultima in, invenzione, innovazione sulla certi, la garanzia, i certificati di autenticità che state realizzando? Ah sì, abbiamo messo diciamo, fra le varie cose derivate dai nanomateriali c'è cioè questo dell'anticontraffazione, è un, un oro nanometrico molto piccolo, addirittura sotto il nanometro, che risulta trasparente alla luce visibile e invece si accende se uno lo sottopone all'ultravioletto però all ultravioletto di classe C. Quindi non risente di quel classico lampada di wood da discoteca, quindi rimane inerte. Mentre il citato con l'UVC esprime una colorazione rossa con altre caratteristiche molto particolari che lo rendono veramente ottimo per diventare un'impronta digitale che un costruttore di moda o di motori addirittura può usare per proteggere il proprio prodotto. E se, quindi andiamo dalla borsetta eh, famosa ai eh, motori da corsa, perché siamo intervenuti anche su quelli, che ho scoperto vengono poi manipolati da, e quindi per evitare di, di cadere in questa trappola di un'ulteriore manipolazione da chi eh, gestisce queste cose, eh, li, abbiamo, li abbiamo aiutati mettendo questo tipo di sigillo diciamo, nascosto eh, e, e il prodotto sta avendo un, veramente un bel successo. Quindi insomma qui è una grande esperienza di, diciamo, di, di successo. Siamo partiti dal recupero, dalla da lavorazione, possiamo dire, dei scarti sì. e, e stiamo andando verso l'innovazione totale nel futuro. E quindi che dirti, Greta? Credo? Credo no, no, io però una, una battuta sulla, sulla sua Arezzo gliela proverei a strappare, anche perché comunque è un aretino che ha scelto di rimanere qua. E si sente dire insomma, che si sta bene poi si dice che si sta male poi che la qualità della vita è, è buona poi che invece non è buona Ecco, lei eh, quando insomma, leggerà i giornali magari guarderà qualche notizia online non lo so quali sono le sue abitudini però cosa pensa ecco, della sua eh, città e di quello che dovrebbe o che invece è dovrebbe essere Ma, eh, ci sono in realtà dei cermi molto buoni molto belli quindi non voglio citare i nomi, però ci sono 3-4 aziende che veramente hanno fatto un grande lavoro di ricerca e sviluppo e oggi sono orgogliosamente presenti in quasi tutto il mondo. Una, eh, non voglio fare i nomi, ma io quando mi muovo negli aeroporti eh, le, le, ce la trovo dappertutto e questo fa veramente piacere. Eh, poi eh, forse si poteva fare di più. Eh, una volta è crollato il, o quasi crollato il, il sistema Orafo forse qualche idea un pochino di più di rispetto all'apertura che ne so del classico ristorante o paninoteca si poteva avere comunque io non, non sono così pessimista nel, nel mondo aretino lo vedo reattivo capace quindi eh, sono ottimista per il futuro ecco. Pare che l'ottimismo insomma sia il valore con cui ci possiamo lasciare in questa bella eh, chiacchierata. Ringraziamo di nuovo insomma, la Cabro per questa ospitalità. Davide, ti lascio eh, l'ultimo saluto ad Alessio Progio. Credo che sia stata una bella chiacchierata che eh, chi avrà il piacere di ascoltarla potrà sicuramente eh, apprezzare e, e trarre conforto e guardare secondo me il futuro con un po' più di. Eh, prospettiva, non è, insomma non sta finendo tutto e non, non è, e non è insomma le prospettive ci sono, diamo una, insomma, una bella, un bel incoraggiamento a tutto, quindi grazie Alessio dell'ospitalità. Grazie a voi di nuovo, veramente grazie. E grazie Bene, a tutti noi ci vediamo la prossima settimana perché come nelle altre trasmissioni non andiamo in vacanza, Ma non in mi vacanza ci mandano bisogna. neanche per Natale niente. Eh no, anche perché quindi, la televisione si guarda sempre. Esatto, quindi. anzi soprattutto <ride> durante le feste e quindi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata. Arrivederci. Grazie a tutti.